la parola solenoidale la useremo, non è vero che è un campo non irrotazionale, cioè rotazionale si dice solenoidale, è falso, sbaglio? Quindi non ho nessuna giustificazione, perché ho anche detto, convinto, che il motivo per cui si era introdotto questa parola per evitare confusione con la parola rotazionale, quindi avevo proprio un errore in testa, forse perché, ripeto, è un concetto che devo tirare fuori, e nel cercare di convincermi a dirvelo in maniera enfatizzando, ho detto una colossale puttanata. Quindi, un campo che non è irrotazionale, si dice irrotazionale, punto. Vi dico subito cos'è il solenoidale, perché è un'anticipazione ed è anche stiamo familiarizzandoci con questo operatore qua. Questo operatore qua si chiama l'operatore Nabla. Tra amici lo si può chiamare l'operatore gradiente. E abbiamo visto già adesso, stamattina, il rotore. C'è un altro rotore, c'è un'altra operazione molto importante, quindi ne abbiamo tre. Uno è applicare Nabla, e quindi per esempio applicate Nabla a un campo scalare e create il gradiente. Un altro è di applicare Nabla tramite il prodotto vettore con un campo vettoriale e costruite il rotore. C'è un'altra operazione che sarà molto cruciale nel corso, che si chiama divergenza. La divergenza si applica pure a un campo vettoriale, quindi Nabla si applica a scalari in genere. E costruite in questo modo un vettore. Invece questi due operatori qua, il rotore e la divergenza, dovete applicarli a vettori. Quindi questi si applicano. Il rotore crea un vettore. La divergenza invece si scrive così. Questo è un prodotto scalare qua. Crea uno scalare. Quindi abbiamo visto già stamattina quali sono le componenti del rotore. Quali sono le componenti del rotore? Cos'è questo? Allora, uno parte di nuovo questa notazione, cioè l'idea di pensare all'operatore Nabla come se fosse un vettore, quindi questo oggetto qui, è l'idea dietro questa notazione qui. Quindi se io voglio fare il rotore, vi descrivo di nuovo, fate questa matrice, questa determinante formale. Quindi questa notazione, l'aver introdotto questo oggetto qui, è molto utile perché vi fa scrivere cos'è il rotore e vi fa scrivere cos'è la divergenza. La divergenza di un campo vettoriale è formalmente è il prodotto scalare tra l'operatore Nabla e l'operatore V. Formalmente si scrive così, fa parte delle cose che dovete imparare. Si scrive così, attenzione, sono particolarmente stufo di vedere persone venire all'orale che non hanno... Cos'è sto brusio? Da dove viene il brusio? Per cortesia, in fondo, non parlate, non voglio sentirvi, potete star là, certo.
ma non vi voglio sentire. D'accordo? Cos'è? Lo scrivo. Sono molto impaziente ultimamente nei confronti di studenti che vengono agli orali e scrivono un po' cialtrona, come si dice, in maniera cialtrona le cose. Cioè io spendo un po' di tempo e fatica a cercare di scrivere in maniera leggibile, a differenza di molti miei colleghi che scrivono in maniera non leggibile, e poi voi venite e non rispettate il mio tentativo di scrivere chiaro, non rispettate il mio tentativo di insistere che la notazione va rispettata, non tanto per rispetto di me, ma perché è una notazione che vi aiuta. Notate la differenza tra questo e questo. Questo è un vettore che avrà delle componenti, per esempio la UX, di nuovo, cos'è? Ho questo che ha applicato questo. Eccetera. Questo invece è uno scalare. Guardate come è fatto. Memorizzatelo, cercate di cogliere come il modo in cui lui è scritto è la notazione che vi sta aiutando a scriverlo, a ricordare come si scrive, perché anticamente, come vi ho detto, si scriveva rot dv e si scriveva div dv. Poi qualcuno ha notato che forse riusciva a far entrare nella zucca degli studenti cosa sono queste cose introducendo questa notazione qui, perché di fatto il rotore lo si poteva pensare come un prodotto vettore di questo nabla e la divergenza come un prodotto scalare di V per l'operatore nabla. Questo è veramente la divergenza. Poi qualcuno ha notato che questa notazione era un aiuto per gli studenti. Ok, guardate come è fatto, è uno scalare. Faccio la derivata parziale di V x rispetto a x più la derivata della componente y rispetto a y più la derivata della componente z rispetto a z. Guardate come è fatto. Non ci sono più i versori perché è un prodotto scalare. Un campo vettoriale che ha divergenza identicamente nulla, un campo V che ha divergenza identicamente nulla, questa si chiama solenoidale. Non ho giustificazione dell'errore che ho fatto, quindi mi cospargo il genere sulla testa, non riesco a spiegarmi questo errore se non col fatto che, ripeto, devo avere tante cose in mente che vi sto dicendo, voglio dirvi, e si sono un po' sovrapposte, però non mi spiego l'insistenza con cui ho ripetuto la parola nuova. Questa non me la spiego. Ok? E questo si dice solenoidale perché il campo magnetico, che poi noi descriveremo tra poco, ha proprio la caratteristica che la divergenza è identicamente nulla. Il campo magnetico è un campo vettoriale che ha divergenza nulla. Che cazzo è la divergenza? È quella roba là. E adesso, nei prossimi minuti, vi do qualche tentativo di anticiparvi cos'è il rotore e cos'è la divergenza. Lo sapete calcolare, ma cos'è? Cosa sta cercando di esprimere? Voglio spendere qualche minuto a cercare di rendervi di questo. Ok? Anzi, devo decidere se farlo ora. Fatemi prendere la decisione mentre cancello la lavagna, perché per farlo è un po' impegnativo e devo decidere se introdurre i concetti che mi servono oppure no. Yeah.
Vabbè, ci provo. Per farlo devo introdurre un concetto nuovo. Allora l'idea è questa. Campi vettoriali, frecce dappertutto. C'è una ricetta che vi dice in ogni punto come costruire la freccia che è associata a quel punto. Allora, immaginate che questo qua, questo mio quaderno, sia una piastrella. Quindi è un luogo di punti dello spazio. Quindi immaginate una superficie nello spazio. Eccola qua. Visto un po' prospetticamente, ok? Questo la vedo, faccio un po' prospetticamente così. In questa zona dello spazio, immaginate che la piastrella sia piccola. Poi cosa farò? Farò piastrelle sempre più piccole. Immaginate che in questa zona dello spazio voi abbiate un vostro vettore di campo vettoriale, no? Eccolo qua. Questo è il campo vettoriale, track. È associato a quel punto. Adesso la piastrella, questa cosa che sto per dire, l'avevo anticipato qualche settimana fa. Vi ricordate che avevo detto che io posso associare a una piastrella un vettore? Shh, silenzio! Io posso associare un vettore a questo, un vettore che sarà, la chiamerò ad un'area. Quindi questa piastrella ha un'area. Io voglio associare a questa piastrella un vettore che ha come modulo l'area della piastrella, quindi se misuro i lati, se misuro le lunghezze in metri, l'area della piastrella sarà in metri quadri. Quindi io voglio associare a quella piastrella un vettore e il vettore avrà come modulo un certo numero di metri quadri. Quale sarà la direzione del vettore? Allora, lo si fa in questo modo. Silenzio! Si prende la mano destra e si decide in modo tutto arbitrario di seguire il contorno, il bordo della piastrella. Guardate come il bordo della piastrella è una curva chiusa. Il bordo è una curva chiusa. Questa curva qua, che evidenzio in qualche colore, magari in verde, è una curva. Quindi la piastrella ha un bordo. Il bordo della piastrella è una curva chiusa, è un circuito. Adesso io voglio immaginare di percorrere quella curva chiusa e ho due opzioni. Se questa è la piastrella, ho l'opzione di girare così o l'opzione di girare così. D'accordo? Ho due possibilità. Allora cosa faccio? Prendo una monetina e lancio la monetina. Se viene fuori che giro così, testa, giro così, croce, giro così, allora venendo fuori questo del tutto arbitrariamente a caso, prendo la mano destra, la sciolgo, faccio andare le dita nella direzione con cui va quella freccia. Dovete immaginare che se questo fosse trasparente e io fossi di qua, vedrei la freccia far così, quindi prenderei le mie dita e farei così. Voi la vedete così, fate così con le dita. Io che sono dall'altra parte vedo pure le dita andare così. E metto un pollice nello stesso modo, che voi la guardiate così o da dietro, il pollice è nella stessa direzione. Ok? Quindi avendo a moneta deciso arbitrariamente di far girare le frecce così, prendo la mano destra e dico che il vettore area, quindi l'area la faccio diventare un vettore, il vettore area è dato dal mio pollice. La direzione del mio pollice è la direzione del vettore area. Qual è il modulo di quel vettore? I metri quadri della piastrella. È chiaro che se io quando lanciavo la moneta, se mi veniva così, voi, io vedo la stessa cosa, il pollice è dall'altra parte. Quindi la direzione del vettore, in un certo senso, è una decisione arbitraria, ma una volta che l'avete preso,
Quindi supponiamo che io decido, dov'è il gesso verde, che io decido di far girare le mie dita in questo modo sulla piastrella, quindi col gira così, il vettore area, che lo disegno in verde, perché no, è un vettore che è in questa direzione, è perpendicolare alla superficie, questa è la convenzione, il vettore area è perpendicolare alla piastrella ed è a un verso che è dato dalla vostra mano destra, dove le dita corrispondono a come voi girate sul bordo dell'elemento di area, della piastrella. Se girate così, allora il vettore area è su, se giravate così il vettore area è giù. Ma una volta che avete assegnato l'area alla piastrella, adesso prendete quei due vettori e ci fate il prodotto scalare. Quindi questo è il vettore rosso, questo è il vettore, chiamiamolo area, e fate il prodotto scalare, quindi V, prodotto scalare, questi gessi colorati alla fine rompono tanto i marroni. Ok, questa è l'idea. Fate un prodotto scalare tra il vettore del campo vettoriale e il vettore che rappresenta l'area di quella piastrella, d'accordo? Allora, immaginate di avere una superficie di forma strana, non necessariamente piatta come il tavolo, ma può essere ondeggiante. Ci sono le coperte, come si chiamano in italiano? In inglese sono chiamati quilt, con la Q. Credo che sia trabucca forse. Quindi una coperta fatta di tanti piccoli rettangoli di stoffa. Sono belli da vedere perché magari sono pezzi di stoffa di colore diverso o disegni trame diverse, e quindi uno ha un lenzuolo che ha una coperta che è abbastanza bello da vedersi. Cosa succede? O anzi, un'altra analogia è quella dell'armatura. Credo di aver detto già questo più di un mese fa. L'armatura a scaglie, no? Dei soldati medievali o antichi, dove avete una singola scaglia oppure un singolo quadrato della trapunta, e poi voi accostate diverse di queste scaglie o diverse di questi rettangoli di trapunta e potete seguire un contorno, per esempio quello del torace del soldato. Ogni piastrella è piatta, ma poi li accostate assieme in modo da seguire un contorno più o meno curvo. Quindi potreste pensare che ogni pezza della trapunta è localmente abbastanza piatto, però poi la trapunta può avere le sue ondulazioni. Quindi l'idea è che una superficie anche abbastanza ondoso può essere approssimato con delle piastrelle piatte, come l'armatura a scaglie. E com'è che si fa una descrizione sempre più fedele della superficie ondulata? Prendendo tantissime scaglie, tutte molto piccole. Giusto? È la stessa idea, e diventa quasi un tormentone questo. Un'integrale la pensate come la somma di l'area di tanti rettangoli. Una integrale curvilinea cosa fate? Pensate a una spezzata. Questo è una superficie che stiamo cercando di descrivere come tante piastrelle, tante laminelle o lamelle, credo che nel gergo delle armature sono chiamate lamelle, tante lamelle, ognuna è piatta, ma accostate, messe in un modo opportuno, può seguire con una certa fedeltà una superficie curva. Volete una fedeltà maggiore? Volete che le vostre piastrelle descrivere in maniera più precisa la superficie di forma qualsiasi, dovete fare piastrelle sempre più piccole, è chiaro? Allora, in ognuna di queste piastrelle, eccone una, eccola un'altra, che magari ha una direzione diversa, no? Cioè, se queste sono il tavolo è inclinato, sono due piastrelle diverse. Per esempio, il vettore area di questa qua nera
è perpendicolare, per costruzione diciamo che sono perpendicolari i vettori che rappresentano l'area. Il vettore del quaderno nero è inclinato 90 gradi rispetto al quaderno nero, quello del quaderno rosso, rosa, è perpendicolare a quella, quindi hanno diverse direzioni, non siete d'accordo? Quindi questo qua, la direzione di questo magari è così, la direzione di questo è così, e il verso, allora cosa uno fa? Decide di seguire il contorno esterno della superficie, questa curva qua, questa curva è il contorno della vostra trapunta, è come era qua, una curva chiusa. Quindi se io l'appiattisco questo, visto che è una trapunta posso farlo, questo immaginate che sia la trapunta, e queste sono le lamelle, o le piastrelle, o le pezze che costituiscono la trapunta. Allora, io decido arbitrariamente, guardo il contorno esterno, questo è il contorno esterno, che è una curva chiusa. Decido arbitrariamente di percorrere quella curva verde o in senso orario o in senso anti-orario. Lancio una moneta, supponete che venga fuori orario, quindi io immagino di girare così, ok? Allora, le singole piastrelle, poi diventerà più chiaro più vado avanti nelle prossime ore, non tanto adesso, questa è un'anticipazione, dovrebbe essere abbastanza intuitivo che il modo in cui questa piastrella viene orientato eredita quella del contorno esterno. Quindi questa piastrella qua la girerò in questo verso. Questa piastrella. Questa qua come gira? Magari la faccio colori diversi perché è importante quello che succede nel bordo che condividono. C'è un bordo che condividono, no? Che è questo qui. Qua lui va così, non ci sono problemi, va così, ma qua va così. Vedete che questa piastrella gira così, questa piastrella gira così, quindi su questo bordo che condividono stanno andando in direzioni opposte. Analogamente, questo qui erediterà il verso della curva esterna. Di nuovo, vedete, c'è una compensazione qua. Poi vedremo in che senso c'è una compensazione. Per il momento vedete che c'è un tratto che ha due modi di percorrerlo. Questa piastrella lo percorro in senso orario, questa piastrella lo percorro in senso... questo è orario, questo è in senso anti-orario. No! Tutti e due! Questo è orario, questo è orario, però vi sto dicendo male. Questa freccia sta andando così, questa freccia sta andando così, ma sono tutte e due nel senso orario. Lo vedete? È che sono sul lato opposto dell'orologio. È chiaro che a ore 3, se questo è l'orologio, qua è mezzogiorno, le 3, le 6 e le 9, questa freccia sta andando così, no? Tutte e due in senso orario. Quindi mi stavo esprimendo male. Tutte e due in senso orario, però su questo specifico tratto la curva rossa sta andando giù, la curva verde sta andando su. E se fate sistematicamente quello che succede, vedete che questo eredita, va giù, va così e va in contrapposizione qua. Questo cosa succede? Va così, va così, va così e va ovviamente così. Vedete che c'è una specie di compensazione qua. Tutte quelle interne c'è una compensazione, pensateci. Invece i bordi esterni non sono in maniera non ambigua, è chiaro cosa succede qua, no? Invece internamente a questo qui, questo sarebbe così, 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 questo cosa sarebbe? Dovete immaginare, no? C'è ognuno di quegli interni c'è una compensazione, convincetevi di questo fatto. Quindi una volta che avete deciso come orientare la curva esterna, le singole piastrelle sono orientate anche loro. Svegli il suo collega davanti, dai una botta in testa. Se sei stanco, vai fuori, non dormi qua. E poi è contagioso.
Sei sveglio? Quindi l'orientamento, ascoltate le parole, l'orientamento del bordo esterno mi fisserà l'orientamento delle lamelle interne. Ok? È chiaro questo? Quindi, se io decido di percorrere la curva esterna così, allora questa qua è orientata nello stesso modo, in maniera consistente. Questa sarà orientata così. Quindi l'elemento di aria di questo sarà un vettore che punta, che so, sto usando il verde per gli elementi di aria, sarà un vettore che è in questa direzione, questa che so è in questa direzione. Dovete cercare di usare la vostra capacità di immaginare un disegno tridimensionale. Quindi guardate di nuovo, le due piastrelle su questo tavolo sono messe così e io giro in senso esterno così. Quindi le due piastrelle girano così. Quindi quando faccio così, il vettore aria di questo è in questa direzione e il vettore di aria è in questa, d'accordo? Se questa piastrella fosse qua, dopo un'armatura che segue, no? Ecco una piastrella che fa parte, non so, della spalla. Questo sarebbe in questa direzione e questo sarebbe così, chiaro? Dovete essere capaci di immaginare come potrei tentare di disegnare questo. Se questo è un pezzo pianeggiante e poi ho, non so, fa così e poi va, che so, così, lo vedete? No? Se io giro così, questo qua è l'elemento di aria, dov'è il gesso verde? Talmente ricoperto di gesso bianco che non lo vedo più, prendo questo. Questo sarebbe così, questo qui sarebbe così e questo sarebbe difficile disegnarlo. Sta andando dentro. Riuscite a vedere? Sì? Riuscite a vederlo? Se poi lo apro questo, lo spalanco e lo metto piatto, tutte le frecce verdi sarebbero verso l'alto. Ci siamo? Ah, santa pazienza. Dov'è il cancellino? Ecco. Quindi, sia questa la mia armatura o la mia, come l'ho chiamato in italiano? Trapunta, sia la mia trapunta. Ha una forma, non è certamente piatta. Ho deciso di percorrere il bordo esterno in un certo modo, le singole pezze o le singole lamelle sono di conseguenza orientate in quel modo, quindi immagino di avere tante di queste piastrelle, quindi c'ho tutta una rete, una fitta rete, una fitta tramatura, non so come dirlo in italiano. Ok? Avete tante piastrelle. Shhh. Avete tante piastrelle. E in ognuno di quelle zone dello spazio, in questa piastrella qua, c'è un campo vettoriale che caratterizza questa zona della lavagna. Eccola qua. Qua la piastrellare magari sta andando così, sta entrando, qua sta uscendo. Non so, se questo è il sedere della freccia, sta entrando, non so se riuscite a immaginare, anche al di là della mia abilità, potete immaginare che ognuna di queste piastrelle ci sia una freccia. Cosa farò? Piuttosto di usare la lettera A grande, che non mi piace, mi pento anche dell'usata, uso la lettera piccola. Ok? Quindi il vettore, questo qua, è il vettore A piccolo. Quindi per ognuna delle piastrelline, per ognuna delle lamelle, faccio il prodotto scalare del vettore area di quella piastrella per il campo vettoriale di quella zona. Di nuovo, quale vettore? Perché in fondo questa è una zona. Uso il valore al centro, potrei usare questo valore qui, valore qui. Quale punto? Questo punto, questo? Non importa, faccio una stima!
faccio una scelta arbitraria e scrivo giù questo numero. E anzi, faccio un'altra piccola modifica di notazione e mi pento di non aver fatto. Siccome questa piastrella è piccola, chiamiamolo delta A. In modo che, ovviamente capite cosa succederà, no? Perdonatemi se faccio queste piccole modifiche, ma come, la giornata è lunga anche per me, eh? Voi state seduti, io sono in piedi a parlare. Cosa succederà? Nel limite! Quale limite? Che il numero delle piastrelle diventi sempre più grande e che quindi descriva la superficie con piastrelle sempre più numerose e sempre più piccole! Quindi è nel limite che, che il numero delle piastrelle diventi arbitrariamente grande e che l'area delle piastrelle diventi sempre più piccola. Questo è uno zero con una dimensione metri quadri, con una dimensione lunghezza quadro. È uno zero di area. Quello zero là a cui queste delta A tendono è un vettore nullo tipo area, però. Cosa diventerà? Si scrive così. Siccome è un elemento... Fatemi scrivere la notazione e poi lo commento. Attenzione come lo scrivo. Intanto questa è una superficie S. Quindi avete in mente una trapunta, avete in mente un'armatura che ondeggiate in un certo modo. Quindi questo numero che sto scrivendo è pertinente a quella superficie. Io scrivo e poi commento. Tenderà, tutte le nostre diverse stime tenderanno a un numero in comune e si scrive così. Questa notazione vi sta aiutando a capire che diavolo state facendo. Il pedice S vi fa capire che state calcolando questa cosa rispetto a quella superficie. Il fatto che avete due integrali qua è un promemoria, non è a rigore necessario, ma io suggerisco allo studente e lo chiedo perché è un modo per ricordare che state integrando in realtà in due dimensioni, perché questo oggetto qua ha dimensioni di un'area. Quindi questo è un integrale di superficie. State integrando il campo vettoriale sulla superficie. Quale superficie? La S. Quindi state facendo un integrale di V sulla superficie. Notate che c'è il prodotto scalare, perché io sto facendo il prodotto scalare. Questo oggetto e quindi un integrale di superficie, state integrando su un'area, ecco perché avete due integrali qua, state integrando sia in x che in y, integrale doppio, è un integrale doppio questo qua, è un integrale doppio, lo dico un'altra volta, è un integrale doppio, è un integrale di superficie, e ha un nome, si chiama il flusso del campo vettoriale V attraverso la superficie S. Il flusso di V attraverso S. E cos'è il flusso di un campo vettoriale attraverso la superficie? Pensate alla superficie, pensate a un'armatura lamellare che approssimi la superficie con precisione arbitraria. Fate dunque una stima di questo, di cos'è il flusso. Pensate a un'armatura, orientate la superficie, cioè decidete come orientare i vettori di area. Le lamelle le fate diventare delle aree che hanno un modulo, un certo numero di metri quadri, ma hanno anche una direzione. La direzione è perpendicolare alla lamella, ma il verso, hanno un verso. Quindi voi per decidere come orientare le lamelle dovete decidere come girare sul contorno della lamella, che è equivalente a girare sul contorno della superficie. Una volta che avete deciso in maniera arbitraria come girare sul contorno, ecco che le lamelle sono orientate, quindi sono lamelle orientate. A questo punto fate il prodotto scalare del campo
vettoriale in, su quella lamella per, la, per il vettore area di quella lamella e sommate su tutte le lamelle. Verrà fuori un numero che può essere maggiore di 0, uguale a 0 o minore di 0. Quando è che è uguale a 0? Quando, per esempio, se questa è la vostra lamella, anzi lo disegno non in maniera in prospettico, ma questo è l'elemento di area, e immaginate che state entrando qua e uscendo, quindi l'elemento di area è orientato così, questo è la DA. Se il campo vettoriale in questi punti è così, ecco che avete che il flusso del campo V attraverso questa lamella è zero. Se invece V è così, il flusso è positivo. Se invece V è così, il flusso è negativo. È chiaro che però quello che è positivo e quello che è negativo era legato solo a come io avevo orientato questo. Se qualcun altro entra dentro e orienta la stessa superficie in questo modo, ok? Quindi così, ecco che questo dà un protoscalare positivo e questo dà il protoscalare negativo. Però rimane che quello è comunque zero. Quindi il segno dipende da come orientate sto cazzo, non devo dire parolacce. Il segno dipende da come orientate la superficie e quello è inutile analisi, è una scelta arbitraria, no? D'accordo? Questo è vero per le superfici, questa è chiamata una superficie aperta. Una superficie aperta, ma ci sono anche superfici chiuse. Allora, superficie chiuse è come un sacco chiuso. Ovviamente non la posso disegnare. Immaginate, quindi, questo è un esempio della superficie aperta. È un sacco aperto. Vedete che c'è il buco? Almeno ho cercato di rendere quello che c'è un buco. È una superficie aperta questa. Se poi voi chiudete il buco, quindi stringete fino a chiudere, quindi più o meno a questa forma qua, però avete chiuso, cosa vuol dire una superficie chiusa? Che ha un interno. Una superficie con un buco a rigore non ha un interno. Non fatevi ingannare dal fatto che una pentola aperta, questo è il coperchio, che una pentola aperta non ha un interno, non fatevi ingannare dal fatto che potete versarci dell'acqua. Capite che non ha un interno perché basta ribaltare la pentola che l'acqua esce fuori. Se invece chiudete la superficie, chiudete il buco, quindi ci mettete il coperchio sopra, ecco che questo ha un interno, perché l'acqua che è dentro rimane dentro anche quando la capovolgete. Ok? Quindi una superficie chiusa per un matematico è una superficie che ha un interno. Una superficie con un buco non ha un interno. È l'esempio paradigmatico, l'esempio per eccellenza della superficie aperta è una superficie piatta, no? Non ha un interno. Casomai ha due lati, ma non ha un interno. E solo quando prendete gli estremi e li chiudete, ecco che avete un interno, avete il gatto dentro, no? Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, eh? Se non chiudete il sacco, non avete il gatto, scappa via, dovete chiuderlo. D'accordo? Questa è una superficie aperta e una superficie chiusa. Allora c'è una convenzione, attenzione, per le superfici aperte, questa piastrellina qua, quindi è ancora aperta la superficie. Immaginate, pensate a questa piastrellina qua. Io voglio associare un vettore di area a quella piastrellina. Va bene, a modo l'abbiamo capito, è l'area della piastrellina. E il verso, vedete che potrebbe andare per di qua o dall'altra parte. Quale sarà? Dipende da come oriento la curva, no? Che è il bordo della superficie. Quindi se io tiro le monetine, questa è la curva, dov'è il verde? Questa è la curva chiusa, che è il bordo del buco, ok? Io oriento quella curva in modo arbitrario. Per esempio, la oriento così. Ok? Sta orientata qui. Come sarà orientata allora questa piastrellina?
Potete immaginare che se la piastrellina fosse stata proprio attaccata, come era orientata la piastrellina? Questa è una piastrellina che è adiacente, questa è così. Come sono orientate queste piastrelline? Vedete che questo signore qui sta girando in questo verso e quindi è orientato così, non vi pare quella piastrellina? È orientato così, allora il vettore di questo signore sta puntando in... non voglio dire dentro, perché non c'è un dentro, non vi pare? Lo vedete? Questo sta puntando, lo faccio tratteggiato, tratteggiato vuol dire che in qualche modo è dall'altra parte, tratteggiato, questo pure è tratteggiato. Shhh, lo vedete? Se invece giravo in senso opposto, e questo è il buco, e questo è il sacco, com'era che non ricordo più? Facciamolo così, ok? Era così mi pare. Questo è, ho cambiato, quindi questa piastrella qua, come, anzi lo disegno qui così forse più vicino al bordo e riuscite a vederlo meglio, come sarà orientato? È così, quindi lui è lo stesso, no, va bene, così, così, quindi è così l'elemento di aria, lo vedete? Se invece giravo sulla curva verde in direzione opposta andava in questa direzione, d'accordo? Siete d'accordo? Ma adesso, per le superfici chiuse, c'è una convenzione. Per le superfici chiuse, se questa è una piastrella, lo disegno vicino al bordo, e questa è una piastrella vicino al bordo, così in qualche modo è più facile da disegnare, la convenzione è che gli elementi di area per una superficie chiusa vanno verso il fuori. La convenzione è quella. Non c'è un dentro fuori qui. Quindi non potete applicare la regola va verso fuori. Dov'è il fuori? Non c'è un fuori, non potete catturare il gatto finché non lo chiudete. Solo quando lo chiudete c'è un dentro e c'è un fuori. Allora, con le superfici chiuse, si dice che le piastrelle, quando si calcola il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa, quindi questa è la freccia V in questo punto, questa è la freccia V in questo punto, questa è la freccia V in questo punto, il flusso attraverso una superficie chiusa, gli elementi di area della superficie sono orientati da dentro verso il fuori. Quindi le frecce verdi, questo è orientato così, questo è orientato così, questo è orientato così, verso il fuori. Nelle superfici aperte non c'è un dentro o un fuori. Quindi avete bisogno di orientarli con un'altra regola. E qual è la regola? La mano destra. E quindi il lancio di una monetina, quindi l'orientamento delle piastrelle su una superficie aperta è arbitrario, ma una volta che l'avete scelto dovete essere consistenti. Quindi, di nuovo, se voi decidete di percorrere la curva così, allora questo elemento di verde è così, quindi un eventuale campo vettoriale qua darà un prodotto scalare positivo. Ma se giravate in senso opposto, l'elemento verde era, l'elemento di aria era così e avevate un prodotto scalare negativo. Quindi è una scelta arbitraria e voi dovete essere consistenti e ricordare che quel segno è solo perché avete deciso di orientare un modo anziché l'altro. Ma con una superficie chiusa invece gli elementi di aria sono da dentro verso il fuori. Da dentro verso il fuori. Quindi se per caso questo elemento di aria qua che è orientato verso il fuori, se per caso in questa zona dello spazio il campo vettoriale sta entrando nella superficie, e la parola entrare adesso non è ambigua, perché c'è un dentro, quello avrà un prodotto scalare negativo. Se invece in questa zona il campo vettoriale esce, e la parola esce non è ambigua, perché la superficie ha un dentro, allora il prodotto scalare sarà positivo qua. Negativo qua, positivo. Quindi qua c'è un dentro e questo è un fuori. Questo è per le superfici chiuse. Qua non c'è un dentro, non c'è un fuori, è ambiguo. D'accordo? Come si scrive? C'è una notazione speciale. Come si scrive il flusso di un campo vettoriale attraverso la superficie chiusa? Si scrive così. Dov'è il cancellino? Si scrive così.
è un integrale di superficie, quindi è un integrale doppio. Ovviamente dovete specificare la superficie, e il fatto che è chiuso lo si indica con un cerchio così. Non vi ricorda qualcosa? È lo stesso stile, la stessa idea. E quindi il prodotto scalare tra il vettore e gli elementi di area. Questo è il flusso del campo vettoriale attraverso una superficie chiusa. Quando la superficie è aperta, invece, non ci mettete il cerchietto, d'accordo? Nel caso di una superficie chiusa, questi elementi di area vanno da dentro verso fuori, puntano esternamente, puntano verso l'esterno. E la parola esterno ha un senso, perché il giassù del sacco è chiuso, il gatto è dentro, l'acqua è dentro. Una pentola col coperchio ha un dentro, un coperchio con una pentola senza coperchio non ha un dentro. La prova è basta ribaltare e l'acqua ce l'avete dappertutto. Facciamo una breve pausa così mi finisco la Coca-Cola.